Calderone. Calderone. Fatti in quarantena. Calderone. Vado fatti in quarantena. Da Giacomo Calderoni. Ah, Sirio, a sabato ci vai te a comprare un pallone nuovo? L'ultima volta ci sono andato io. Ah, e ci vai pure l'altre 10. Non te sei chiesto perché ti chiamano ciabatta? C'hai due piedi sinistri, mo tocca comprare un altro pallone. Il mio mica è un nome, è una minaccia. E comunque, non te scaldà. Mo andiamo giù e ce lo riprendiamo. Ma che ti ha dato di volta il cervello? C'è il coronavirus. C'è completamente ignoto quello che accade laggiù. Tramandata oralmente dalle genti di Piazza Vittorio, la leggenda narra che la comunità cinese, agli albori della pandemia, rimase giù in strada. Di più non c'è dato sapere. Vabbè, io scendo, te fa come te pare. No, ciao, va, aspetta! Guarda, carne secca, ce l'hai 2 euro. Boh, per me è di plastica scadente. Ah, Ciava, ma quello non è il pallone nostro. Ehi! Cazzo, te l'avevo detto io che era pericoloso. Non siete in pericolo qui con me. Colui che avete travisto poco fa è il pericolo. Quindi, non vuoi rapirci? Gna, io sono Xian Li, matacchino di Piazza Vittorio. Vengo in soccorso di tutti coloro i quali si spingono in queste dimensioni. Incredibile! Guarda che capacità espressiva! Ora spero che voi sappiate colere. Andiamo in missione a recuperare il vostro pallone! Bastardo, sei tu che ci freghi tutti i palloni. Ridacci i soldi. Basta così. Lui ha avuto la sua lezione. Voi avete avuto la vostra, la vendetta. Lasciatelo andare. Come lascialo andare? Ma allora perché l'abbiamo preso? È affar mio, non vostro. Ho un ruolo ben stabilito in questa dimensione che non potete togliermi. Se eliminate il motivo per il cui collo, Shen, Irmatachione, non ha più motivo di esistere. Voi avete il vostro trofeo. Ok, m'hai convinto. Shen, ti voglio bene davvero. Non ti dimenticheremo mai. E fu davvero così. Non avremo mai dimenticato Shen il mattacchione. Le sue nobili parole, il suo intenso insegnamento, la sua saggezza nello svelarci che non può esserci conoscenza senza scoperta. Finalmente eravamo tornati alla nostra. E che cazzo? Vabbè, zia, ancora con sto pallone. Andiamo a giocare a FIFA, va.